Buongiorno mondo e bentornati in questo nuovo video. Allora, vi ho chiesto ieri, per me ieri, su Instagram quali idee di video potevate consigliarmi che volevate appunto vedere su questo canale. Quindi ho già preso appunti, qualche spunto e ci sono sicuramente delle idee super originali ed interessanti che voglio assolutamente proporvi. Però oggi cominciamo con un'idea che non è originalissima perché l'ho già vista fare mille volte, però penso sia comunque interessante parlarne. Il tema che affrontiamo oggi riguarda quei prodotti che inizialmente non volevo acquistare ma poi per un motivo o per l'altro ho acquistato, ho comprato. Alcuni sono stati poi delle piacevoli scoperte, altri invece era meglio forse che li lasciassi dove stavano. Quindi bando alle ciance ed iniziamo subito a vedere quali sono questi prodotti. Inizierei mischiando palette, prodotti viso e occhi eccetera, perché come ben immaginerete la maggior parte riguarda le palette occhi. Allora partiamo da un prodotto che indosso anche oggi e che è stata una delle più belle scoperte dell'ultimo periodo. È il fondotinta di Astra, The Universal Foundation, che in realtà è uscito di recente, ma quando ho visto che veniva promosso appunto questo fondotinta all'uscita, ho cominciato anche a guardare un po' di recensioni in giro e non mi sembrava essere un fondotinta adatto al mio tipo di pelle. Pertanto ho detto no, vabbè dai, lascio stare. Non lo compro, tanto ho già il Transformist che trovo carino e via dicendo. Invece qualche giorno fa mi sono ritrovata in un negozio appunto che rivendeva Astra, l'ho visto lì, ho visto che costava meno di 9 euro, ho detto vabbè dai, proviamolo. Cioè ragazzi, io sto facendo un test su una settimana indossandolo tutti i giorni, abbinandolo a vari primer, cipri eccetera, e vi dico già che è un fondotinta che mi sta piacendo da matti, forse una delle scoperte più belle del periodo, ma una forse dei fondotinta che più mi piace tra tutti quelli provati recentemente, e sono veramente basita perché è un fondotinta super low cost di un brand che so proporre alcuni prodotti veramente validi, però ad esempio col Transformist mi trovo bene ma non al punto da volerlo indossare tutti i giorni, e invece questo è il primo fondotinta da tanto tempo che non mi pesa indossare appunto quotidianamente. Scoperta top, ne parleremo presto insieme in un video recensione che sarà molto approfondito, pertanto sono molto contenta di aver ceduto e alla fine aver acquistato questo fondotinta. Partiamo invece con delle palette occhi. Allora, queste quando uscirono in realtà non volevo acquistarle perché mi sembravano veramente microscopiche, poi alla fine, come spesso accade, trovandomi da Sephora le ho viste lì e non so, vi parte qualcosa, specialmente con i prodotti che sono vicino alle casse e vi scatta l'acquisto compulsivo praticamente. Così è stato con queste qua, la Mini Star e la Mini Glam di Natasha Denona. Allora, sappiamo già bene cosa ne penso della Mini Glam, di questa sono assolutamente contenta di averla acquistata, nonostante fosse una di quelle che come schema colori proprio non mi interessava minimamente, non è il tipo di cromie che generalmente mi piacciono, mi interessano o penso mi possano stare bene, e invece è stata una splendida scoperta, mi piace tantissimo e ad oggi consiglio al 100% l'acquisto. Ben diversa è la storia invece con la Mini Star, che era quella che in realtà tra tutte mi piaceva più di tutti appunto come proposta colori, anche perché qua abbiamo 3 tonalità shimmer, ma di quello shimmer metallico super riflettente e dalle tonalità anche un po' più particolari, e 2 matte che comunque si adattano alla quotidianità e si sposano benissimo anche con le tonalità brillantinate. Però questa è stata una delusione totale perché non riesco a farla funzionare. Gli shimmer posso fare quel che voglio, applicare il primer del migliore del mondo, ma nonostante ciò si infileranno sempre nelle pieghe e durante il corso delle ore il colore tende proprio a svanire, ad affievolirsi, e quindi sono stati 25 euro buttati via. Sono super dispiaciuta di questa cosa perché in realtà sarebbe una palettina stupenda da integrare nel quotidiano, ma questa è una di quelle che vi dico lasciatela stare, non conviene appunto acquistarla, anche perché non la si riesce a far funzionare. So che alcuni riescono ad utilizzarla e non hanno questo problema, ma almeno non so se si tratti di lotti o che, questa per me è veramente, vorrei dire da buttare, ma in realtà i matte sono anche decenti, proprio gli shimmer hanno un problema che non riesco ad affrontare. Poi, parlando di viso, sempre nella puntata della serie mi trovo alle casse da Sephora, devo aspettare il mio turno, che cosa posso comprare, è stato
stato il caso con il primer di Fenty Beauty. Questo era il Pro Filter Instant Retouch Primer, il primo uscito appunto in gamma Fenty. In questo caso ho avuto appunto la fortuna di trovare la mini size, quella da, cosa sono, 15 ml, che sto finendo, ma mi è durato parecchio. E anche in questo caso era un prodotto veramente che quando l'ho visto uscire non mi ha ispirata minimamente, interesse proprio zero. Poi l'ho acquistato così un po' per noi, un po' per sfizio, e mi è piaciuto un sacco. È un primer fenomenale secondo me. Se il vostro obiettivo principale è quello di levigare la pelle e riuscire anche a mantenere un'azione opacizzante nel corso della giornata, non che questo faccia miracoli da quel punto di vista, devo comunque ritoccare con la cipria durante la mattina a metà pomeriggio, però trovo che fonda veramente bene, cioè faccia una bella barriera tra la pelle e il fondotinta, e in generale qualunque tipo di fondotinta io vi applichi al di sopra l'effetto sarà sempre bello, sarà sempre setoso e levigato. Sconsiglio comunque di applicarlo con un fondotinta super matte perché non avrebbe assolutamente senso, ma appunto utilizzando io fondotinta principalmente un po' più luminosi o comunque effetto seconda pelle, è un primer che si sposa bene quasi con tutti, quindi assolutamente consigliato. Questo vedo che spesso lo mettono in super offerta, non so se sia perché lo stanno ritirando dal mercato o che, ma se vi capita anche solo la mini size provatela, perché è un prodotto veramente veramente valido e non se ne parla più proprio. Affrontiamo altre due palette di un brand che in realtà è amatissimo, ma che personalmente non mi ha mai ispirata più di tanto, e stiamo parlando di Anastasia Beverly Hills. Credeteci o meno, io avevo soltanto la Modern Renaissance acquistata ancora anni fa, ma mi sono resa conto che non la usavo praticamente mai e quindi l'ho regalata. Poi durante il lockdown sappiamo che ogni sito ha offerto la sua promozione migliore, così come Anastasia ha fatto uno sconto del 30% sulle sue palette, ed è stato allora che ho acquistato queste due, la Norvina e la Jackie Aina. Nessuna di queste è mai stata di mio interesse onestamente, però in quel periodo lì dovevamo comunque tirarci un po' sul morale, alleviarci un po' la sofferenza dello star chiusi in casa, e quindi ho comprato entrambe le palette. Allora, devo dire che mi piacciono, però le uso pochissimo. Allora, vi avevo fatto il video dedicato interamente alla Jackie Aina, in cui vi ho truccato 3 o 4 look con questa palette, ed è stupenda. Cioè, cromaticamente parlando, è una palette che quando la guardo mi piace, cioè la resterei a fissare per ore. Però nel concreto la uso poco perché è una palette molto ricca. È molto ricca, è molto satura, i matte sono tutti molto scuri. L'ho utilizzata oggi tra l'altro per la transizione e... no, e l'ombretto scuro marrone l'ho usato da un'altra palette di cui parleremo. Ma in realtà, quindi, su un incarnato chiaro come il mio è una palette pesante, nel senso che quando la uso devo stare attenta a cosa uso. Gli shimmer sono bellissimi, utilizzati da soli vanno assolutamente bene per tutti e per la quotidianità. Sono i matte che sono abbastanza strong. Nonostante ciò, i look che si realizzano con questa palette sono stupendi. Cioè, le tonalità si sposano veramente veramente bene tra loro, e quindi la trovo una palette coerente, ben funzionale, cioè funzionale, no, non è quello il termine che mi cercavo, è ben strutturata, ecco, perché si vede la ricercatezza dei look in questa esposizione. Vedo i look che ci posso creare ed effettivamente si riescono a realizzare senza troppa fatica. Detto ciò, è una palette che uso poco, ma quando la uso veramente con piacere. Quella che invece mi è più semplice utilizzare è la Norvina. Questa veramente io non vi dico neanche quante volte mi sono rifiutata di comprarla, perché proprio non mi diceva niente vista così su carta. Tra l'altro mi è anche caduta, mi si è disintegrata la fascia superiore di shimmer perché sono morbidissimi, che è un pro e un contro appunto della formulazione di Anastasia. Quindi alcuni faccio un po' fatica ad utilizzarli perché ripressandoli non sono riuscita a pigiarli bene giù. Comunque, come schema colori questo è stupendo. Secondo me rende molto di più dal vivo che visto così online. Gli shimmer sono stupendi, sono carichi, sono ricchi, sono metallizzati. E la cosa bella di questa palette è che ha questa fila di matte che sono particolari, non sono delle tonalità banali o scontate, sono molto ricercate, un po' più muted, un po' più spenti,
ma non so come funzionano veramente veramente bene sugli occhi. L'unico che non mi piace addosso a me è questo Soul, ma non credo di essere l'unica. Se lo potessimo cavare sarebbe mille volte meglio, perché questo, per quanto interessante sia come colore, è difficile da indossare. Ma è una palette stupenda. Dovrei utilizzarla di più, ma adesso con la questione che poi mi è caduta e mi si è frantumata, ho fin paura a prenderla in mano perché mi si sfracellano appunto gli shimmer quando vado ad intingere il pennello all'interno. Non devo ricomprarla, ricordatemi che non devo cedere a ricomprarla, però appunto è stata una palette in fin dei conti molto apprezzata. Torniamo agli acquisti che non mi interessavano affatto, ma poi per un motivo o per l'altro ho ceduto, ma sono stati un po' un fallimento. Sappiamo cosa ne penso del Brightening CC Serum di By Terry. Allora, in questo caso penso che la mia opinione sia dettata principalmente dal colore che ho scelto. Più che scelto, era una scelta un po' forzata, perché l'avevo acquistato su Lookfantastic e pur di avere un mega sconto sul prodotto, perché sennò a prezzo intero si aggira sui 70€, mi sono dovuta accontentare delle tonalità proposte, e c'era o questa o quella rosata, ma quella rosata proprio non la volevo. Penso che se provassi la variante più abbronzante, quella che in tanti usano in estate per scaldare un po' il colorito, probabilmente avrei un'opinione leggermente diversa. Ciò non cambia che era un acquisto che potevo assolutamente evitare di fare. So che piace a tantissimi, so che però piace a tantissimi che hanno un'età ben diversa dalla mia, quindi lo usano proprio come trattamento, come levigante, eccetera. Io cercavo in realtà un primer illuminante e in questo ho trovato tante cose che però non mi soddisfano quanto dovrebbe per il prezzo che ha, ecco. Quindi tutto sommato sono stati 50 e passa euro buttati via per me. Lo uso comunque perché non è un prodotto che mi fa problemi in generale sulla pelle, però è un prodotto che non fa nulla che ne giustifichi il prezzo, mettiamola così. Poi torniamo alle palette. Allora, Natasha Denona, che prima abbiamo visto con le mini palette, poi l'abbiamo trovata sempre durante il lockdown, se non sbaglio, vero? Sì? Credo di sì. Comunque su Sephora hanno scontato di una cifra assurda la Sunset Palette, e quindi anche qua non l'avevo mai valutata in realtà, ma neanche per una questione solo di prezzo che era altissimo, ma proprio perché era uno schema colori che, per quanto sì, trovo molto bello, è estremamente caldo e quindi non l'avevo neanche mai presa in considerazione. Ma credo di averla pagata intorno ai 50 e rotti euro e quindi non me la sono potuta far scappare. Anche qua abbiamo una palette splendida, qualitativamente eccelsa, ma che uso pochissimo. Uso pochissimo, sapete secondo me perché? Perché prendendo in mano questa palette so che ne viene fuori un look caldo, ma sono, secondo me, se mi procurassi una sua palettina di quelle da 5, oppure non so se avete esperienza con le palettine vuote di Inglot, credo che il formato sia più o meno lo stesso, se io mi potessi tirare fuori gli ombretti che più mi interessano, magari anche solo per questa tonalità rosata, oppure uno shimmer, cioè sono gli arancioni e i gialli qua, e il rosso che mi, come si dice, sono fuorvianti, ecco. Perché se non ci fossero tutti questi colori aranciati, probabilmente la utilizzerei molto di più. Quindi è una palette, anche qua, che amo tantissimo, probabilmente avrei potuto evitare di acquistare, perché poi acquistando la bronze mi sono trovata comunque bene con una palette dai toni caldi un po' più bronzati in tal senso, quindi questa era superflua. Non dico di aver fatto un cattivo affare assolutamente, però è una palette che nel complesso, dopo l'hype iniziale, ho smesso di utilizzare. Però anche qua, buoni propositi dell'anno nuovo, riprendere in mano prodotti che non sfrutto abbastanza a dovere, quindi tante di queste cose probabilmente le rivedremo all'interno di degli Shop My Stash, quindi ricordatemelo che questa la dobbiamo usare insieme, perché in realtà è una palette stupenda. Per quello che costa, dobbiamo utilizzarla. Se voi l'avete comprata, so che tanti l'hanno acquistata con quella scontistica, perché effettivamente era molto 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 valida, dobbiamo riprendere in mano questa palette. Ricordiamocene. Poi, anche qua, all'inizio non ero, cioè, oggi come vedete spendo molto più volentieri in make-up di lusso, ma fino a qualche anno fa non mi era neanche possibile onestamente investire cifre così elevate per dei prodotti di make-up. E uno di questi brand è Hourglass, che in realtà ha un, come si può dire, ha un target diverso da quello che ero io allora.
Oggi probabilmente sarei molto più attenta alle loro uscite, ma allora non era una cosa che mi faceva battere il cuore quando vedevo appunto delle loro novità. Così non mi sono mai emozionata particolarmente quando ho visto uscire queste palette per le edizioni limitate natalizie. Non so perché, anche qua credo di aver usufruito di un qualche sconto, ma mi devo essere detta Dias adesso mai più. Nonostante non fossi affatto attratta da questa cosa, alla fine l'ho comprata ed è finita così. Voi non potete vedere, ma ad esempio, vabbè, qua si nota veramente molto bene che ho toccato il fondo già da mo'. Questo è l'illuminante e ha una bogna proprio all'interno, ho scavato una fossa, così come nella dim light e nel bronzer. I blush un po' meno, ma perché sono colorazioni che personalmente non uso tantissimo, ho usato molto di più quelle della palette successiva. Però in questo caso posso dire che ne è valsa la pena. Sono sempre quei prodotti che finiscono in fondo al cassetto perché non sono l'ultima novità uscita, ma devo riprenderli in mano, veramente devo impormi questa cosa, perché se sono arrivata a questo punto è perché il prodotto in sé per sé mi piace molto. Quindi anche qua alla fine è stato soddisfacente sfruttare così tanto un prodotto così costoso, perché se non l'avessi neanche proprio più toccata avrebbe significato che erano soldi buttati via. Generalmente su un prodotto non mi piace, tendo a regalarlo, neanche a rivenderlo, a regalarlo, anche se in tonso, proprio perché non so, è quasi la mia penitenza per aver fatto la stupida. E invece questa palette l'ho amata, l'ho strausata, al punto che l'anno seguente ho acquistato anche, credo si chiamasse la Unlocked, sapendo appunto che la qualità di queste polveri è così eccezionale. Cioè, queste sono proprio un filtro per la vostra pelle, quindi non vi serve andare lì con lo sfumino su Photoshop, perché fanno tutto le polveri di Hourglass. Poi, beh, questa, vogliamo parlarne di Kaleidos, la, oddio come si chiama, The Escape Pod. Questa l'ho vista uscire, per quanto fossi già innamoratissima del brand, ho visto diverse recensioni e non mi piaceva il packaging. Tuttora penso sia un po' troppo pretenzioso per quello che effettivamente è, nel senso che è fighissimo, super innovativo, moderno, futuristico, però lo trovo un po' scomodo, anche perché... No, adesso non lo fa neanche più, ma squicchia, come se... No, non squicchia, squittisce, non lo so, è quella plastica gommata che diventa un po' troppo bulky, in inglese si direbbe, e specialmente un po' troppo ingombrante come palette. Nonostante ciò sono stata alla fine felicissima di averla acquistata, perché nonostante sia un'altra di quelle che uso poco, ma la uso poco proprio per lo schema colori, gli shimmer in realtà sono stupendi, io li potrei utilizzare tranquillamente tutti i giorni. Il problema, tra virgolette, sono questi matte in alto, che sono tra i matte migliori che io abbia mai provato, ma mi risulta difficile indossarli per andare a lavoro tutti i giorni, ecco. Comunque anche qua devo riprenderla in mano perché è una palette fotonica e niente, sono felice di averla acquistata, anche perché con le palette di Kaleidos oggi ci sono e domani non ci sono più, dopo tutti diventano matti a cercarle, e quindi penso che sia stata alla fine una scelta molto azzeccata. Tra l'altro proprio nei giorni in cui ho acquistato questa palette ho ricordo che fui contattata poi da Kaleidos stesso come brand per chiedermi se volessi essere aggiunta alla PR list, quindi ho proprio un legame affettivo con questa palette perché mi ricorda del fatto che appunto è stato l'ultimo acquisto ad allora, prima che appunto Kaleidos mi mandasse le nuove uscite così, e sono super 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 felice. E niente, è una palette bellissima, ragazzi, bellissima, e non potrei essere più felice di averla acquistata. Terminiamo, finiti i prodotti viso, ok, però abbiamo tre palette. Allora, due palette sono appartenenti ai miei ultimi acquisti che vi ho già mostrato e rimostrato e ririmostrato mille volte, e sono le due palette di Tom Ford, ne sta arrivando una terza. Sono riuscita ad acquistare la Nude Deep ad un prezzo scontatissimo e ne sono super orgogliosa. Comunque, queste due palette non sono nulla di nuovo in realtà. Vabbè, tranne questa che è la First Frost, che è la collezione limitata di questo Natale appena trascorso, il quad di ombretti. E, mentre la Mood Light, la Skin Illuminating, non è una palette nuova. Però è nuovo il mio entusiasmo nei confronti del brand, perché è un brand che ho sempre seguito a singhiozzo su canali che seguo, tipo, ragazzi, la mia memoria oggi è una cosa inquietante, Mel Thompson, ecco, lei parla ovviamente tantissimo di Tom Ford, ma anche tante altre youtuber che seguo ne parlano spesso,
ma non mi sono mai interessata perché il prezzo di questi prodotti è talmente esagerato che non ho neanche mai rizzato le antenne, sapendo appunto che è ridicolo spendere tutti questi soldi per questi prodotti. Quindi oggi le cose sono un po' cambiate perché mi sono tolta un paio di sfizi. Detto ciò, non penso che siano delle cose che a tutti i costi dovete provare, non penso siano all'altezza del loro costo, attenzione, perché se togliamo il packaging, il nome e tutto, non le paghereste così tanto. Vorrei dire che se questa palette l'avessi potuta comprare, adesso questa l'ho comprata quasi a prezzo intero perché era un'edizione limitata, costava 79 euro, ok? 79 euro non li vale, per quanto innovative siano le texture, sono dei costi esagerati. Se però l'avessi potuto acquistare per 40 euro, che per un quad sono tanti, perché 10 euro ombretto sono tanti, però per 40 euro secondo me vi avrei detto sì, ok? Quindi non fraintendetemi quando mi vedete così entusiasta per qualcosa, non vuol dire che per me vale assolutamente la pena provarli. Vi dico che se avete la possibilità economica, se avete la voglia e i risparmi per provare questi prodotti, allora, stando alla vostra coscienza, quel che vi dice, può valerne la pena perché acquistate un'esperienza diversa. Se parliamo puramente delle formule e tutto, non penso. Sono poche le cose che sono all'altezza appunto del loro costo. Se Kaleidos mi propone questa qualità ad un prezzo irrisorio in confronto a queste, un motivo c'è, ok? Quindi non pensate che io giustifichi 80 euro per un quad di ombretti, no, assolutamente no. Quella volta nella vita che vi capita di avere la possibilità di acquistare questi prodotti e goderveli, allora ci sta. Se poi li potete acquistare super scontati, ancora meglio. Quindi sì, non ero affatto interessata al brand fino a poco tempo fa. Oggi ho un attimo aperto gli occhi e ho voluto provare qualcosina. Ci aggiorneremo un po' più avanti per capire effettivamente che cosa ne penso. Penso comunque ad oggi che ne valga più la pena per gli ombretti che per le polveri viso, perché questo duo di illuminanti, per quanto bello sia, è molto molto discreto e le texture sono molto più deboli rispetto a quello che mi aspettavo. Mi aspettavo più delle polveri gelée, di quelle quasi in crema con un pigmento molto più presente, e invece, se notate, l'intensità è abbastanza bassetta, quindi per avere un risultato abbastanza deciso sulla pelle bisogna stratificarle parecchio. Detto ciò, sono sicuramente polveri belle per chi ha una pelle un po' più matura e segnata, perché appunto riuscite a modulare veramente bene il pigmento senza che vada ad accentuare rughe o pori o altro, quindi in tal senso sono polveri molto belle. Per me, che ho dei gusti un po' più intensi, tipo oggi indosso Ozone di Nabla, sono stati un po' una delusione, vorrei dirla così. Veniamo ora all'ultimo prodotto, anche qua spesona fatta, non l'avevo assolutamente presa in considerazione all'inizio e ad oggi penso di potervi dire che forse sarebbe stato meglio per me non acquistarla. Non vi spaventate però, perché sapete che abbiamo parlato in termini assai entusiastici della Divine Rose 2 di Pat McGrath. Infatti questa non è lei, questa è la Divine Rose 1, questa palette qua. Questa l'ho acquistata per via di una scontistica appunto fatta durante il Black Friday sul suo sito e niente, mi sono fatta un po' influenzare, come sempre capita. Quando ci sono degli sconti di mezzo perdete la capacità di ragionare in modo razionale, ok? Questa, tornando indietro, non la ricomprerei, perché in realtà di questa palette io salverei solo queste due cialde. Tutte le altre per me non ne valgono la pena. E sapete perché? Non che qualitativamente non sia buona, perché questi ombretti sono veramente favolosi, però mi hanno messo delle tonalità dorate, aranciate, in mezzo a un mare di tonalità grigie, top, rosate, e non riesco a fare un look integrando questi ombretti con questi matte, per dire, perché trovo siano bruttissimi assieme. E nonostante mi fossi informata prima guardando video, foto su Instagram eccetera, e sembravano venire fuori dei look pazzeschi, non so, su di me non funziona. Poi questi 6 ombretti sono davvero smorti. Questo è molto bello, anche questo ho fatto un look una volta usando questi due, ma questo matte come transizione lo trovo veramente triste e cupo. Questo è un marrone normalissimo scuro, che è poi quello che ho usato nell'angolo esterno. Questo è un color champagne biancastro,
che si può usare anche come illuminante, ma non ha assolutamente niente di speciale. E questo dorato che è nella formula speciale di Pat non mi dice niente, ma proprio niente. Questo è bello perché appunto è un duochrome oro rosa. Questo, io guardate, se io potessi comprare questo ombretto singolarmente lo farei, così potrei regalare la palette, perché è una cascata di brillantini che sono poi quelli che ho applicato oggi al di sopra di questo perché volevo provarlo, ho detto dai, almeno una volta devo provarlo e non mi piace, quindi ci ho spatasciato al di sopra questo. E quindi nel complesso per me questa è una palette che non vale la pena acquistare. Poi i gusti sono gusti, è vero, però per me sono soldi buttati via. Qualità ottima, è proprio lo schema colori che non funziona per me, ragazzi, non funziona per me perché questi come colori sono troppo smorti, sono troppo grigi, probabilmente su un incarnato un po' più scuro con un contrasto maggiore potrebbe andare meglio, ma purtroppo devo dire che sono stata intrippata da uno sconto che poi alla fine non si è rivelato essere molto utile, perché comunque 70 euro li ho spesi e sono stati un po' sprecati. Bene gente, quindi questi erano tutti i prodotti di cui volevo parlarvi oggi. Fatemi ovviamente sapere quali sono stati i vostri acquisti fatti in un secondo momento dopo aver avuto un ripensamento, ma specialmente vorrei sapere se per voi ne è valsa la pena o meno. E niente, quindi spero che comunque questo nuovo video vi sia piaciuto, grazie per gli spunti, continuate a mandarmi le vostre idee se appunto avete voglia, perché a me serve un po' di ispirazione visto che ultimamente non riesco a pensare a nuovi video, sebbene voi mi abbiate dato una carica, adesso qualche idea mi sta venendo a galla. E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto quindi lasciate un pollice all'insù e non dimenticate di iscrivervi al canale, mi raccomando. Io come al solito mi auguro tantissimo di rivedervi nel mio prossimo video, fino ad allora un enorme abbraccio, un saluto e alla prossima, ciao!